Salve ragazzi, buona giornata a tutti. È Andrea Bruno che vi parla. In questa puntata tratteremo le adozioni da parte dei bambini russi che avvengono negli Stati Uniti e negli altri paesi, tra cui voglio ricordare a tutti che anche l'Italia è un paese molto attivo dal punto di vista delle adozioni. Io esprimo un po' quello che è il mio parere, un parere, diciamo, dal punto di vista anche di esperto, perché è da anni che tratto l'argomento, seguo l'argomento e come tutti voi saprete, anche sul sito internet vengono trattati tutti gli aspetti e le problematiche concernenti ciò che avviene in Russia. Mi scusi innanzitutto per la voce, sono ancora un po' messo male con la voce, tuttavia cercheremo di mandare avanti questa trasmissione lo stesso. Allora, in questa puntata abbiamo qui con noi Patrizio. Patrizio è il nostro consulente internet per quanto riguarda anche le pratiche di adozione. Allora, Patrizio, io ti pongo subito una domanda se vuoi potrei anche non rispondere. Secondo te, dal punto di vista giuridico, è normale che un paese mandi all'estero i propri figli, diciamo questi bambini che sono bambini che non hanno una mamma, un papà, sono negli orfanotrofi, sono comunque bambini russi e noi sappiamo che essendo cittadini russi, bambini russi, finché vivono in Russia il loro padre adottivo chi è? È lo Stato, perché dal punto di vista della Costituzione, essendo russi, lo Stato prende tutela di questi bambini. Però dal punto di vista che questi bambini vengano mandati, per esempio, negli Stati Uniti, non c'è di fatto una perdita della patria potestà da parte dello Stato, lo Stato non perde il controllo di questi bambini. È un'altra cosa che voglio chiederti dal punto di vista proprio prettamente legale, che visto che te sei l'esperto anche del nostro forum, questo fatto di mandare dei bambini minorenni all'estero non corrisponde di fatto a un'espulsione dal paese? Era l'espulsione dal paese. Ricordiamo per quale motivo è l'espulsione dal paese. Vabbè, perché praticamente cosa succede? Cosa succede? Che questi bambini si trovano in un'altra area, con una lingua totalmente diversa. Ricordo quando stavo in Irlanda, vedendo due bambini russi adottati da una coppia irlandese, si vedeva insomma che questi bambini erano versi, si sono sentiti come nella savana. Poi tra le altre cose, l'aspetto giuridico, e questo chiedo a te, anche se il bambino fosse consenziente di andare all'estero, ma essendo minorenne, la sua volontà non farebbe comunque testo, per cui fino a che il bambino non è maggiorenne, non potrebbe neanche, anche da consenziente, se vogliamo vedere l'aspetto giuridico, non credo che potrebbe essere espulso dal paese. Lui dovrebbe rimanere russo e in Russia vivere sotto, diciamo, la Russia che di questi bambini ha anche una certa tutela. Sì, esatto, perché in teoria il paese madre dovrebbe garantire, tutelare tutti i bambini e assicurarsi che i bambini siano sul territorio nazionale. Ricordiamo che l'Ucraina sotto Yushchenko fece una legge dicendo che prima di passare a una famiglia estera deve essere seguita la scala, tipo la famiglia in zona. Se una famiglia in zona non c'è, si passa nella provincia, nella regione, nello stato e poi solo successivamente all'estero. Ma questo fatto di spedire i propri figli all'estero, ma non è una violazione anche dal punto di vista di quelle che sono le basi della Costituzione russa? È una violazione perché dovrebbero avere gli stessi diritti presenti nella Costituzione russa, sono cittadini russi, a tutti gli effetti anche se sono bambini. E quindi questi vengono spediti all'estero, diciamo, loro potrebbero essere anche consenzienti, però la loro voce non fa testo. Chi è che decide per l'espulsione di questi bambini al di fuori della Federazione russa? La decisione molto spesso spetta, dico, a questi direttori di questi orfanotrofi che molto spesso compiono degli abusi. Io Perché cosa adesso, fanno questi direttori? no, non per niente, ho chiamato te per l'intervista perché so che qualche giorno fa ti hanno contattato per un caso analogo, questo caso non era in Russia, si trattava dell'Ucraina, che comunque dietro a queste adozioni ci sono dentro le mazzette, girano tanti soldi perché prima di tutto dobbiamo far presente chi è che va ad adottare i bambini? Adotta bambini delle figlie che tante volte non possono avere figli, delle famiglie scusate che non possono avere figli. Queste famiglie che non possono avere figli, per tanti motivi loro si vanno a farsi delle fisime mentali, cioè si fanno dei grossi complessi per cui arrivano in uno stato che sono disposti anche a sganciare diversi soldi per poter avere quel figlio che non possono avere. È, diciamo, un complesso mentale questo. Sì, E esatto. Oltretutto consideriamo pure che anche se questi genitori hanno le migliori intenzioni, perché parliamo, le migliori
migliori intenzioni, parliamo insomma anche di gente insomma rispettabile. Il problema rimane sempre uno, prima di tutto che non conoscono la cultura, perché noi sappiamo bisogno, ad esempio, che nei paesi ex sovietici viviamo in una piena giungla di corruzione, sappiamo insomma di in cui diciamo lo stato di diritto rimane molto più vicino a parametri africani che a parametri europei. Quindi, cioè, quando si dice ad esempio a una famiglia che va ad adottare un bambino, che cosa succede? Sta succedendo che questa famiglia si trova là, pensa di rispondere in base a delle regole accettabili del vivere civile, ma molto spesso questa famiglia non sa e non è a conoscenza nemmeno che ci troviamo su posti in cui tu puoi comprare le sentenze, in cui con la polizia tu puoi pagare i poliziotti 3.000 euro per far picchiare qualcuno. Siamo indipendenti, cioè, parliamo diciamo del caso delle adozioni, quello che voglio dire io, noi sappiamo che abbiamo famiglie che hanno delle turbe mentali perché a volte non possono avere figli, sono disperate, non è che c'è il rischio che dall'altra parte, sapendo che c'è gente disperata, vada a turlupinare questa gente creando delle cose molto macchinose che servono poi esclusivamente a far perdere soldi, far buttare via soldi a questa gente che ha tutte queste buone intenzioni, però probabilmente non è pienamente cosciente di quello che è. Non è che non è cosciente, è gente. Tante volte capita che le famiglie che vanno a adottare sono delle famiglie in un certo senso disperate per la impossibilità di poter avere figli propri, per cui vedono nel poter adottare un bambino in un altro paese e farselo suo, vedono una specie di sopperire a questa mancanza che loro hanno. Sì, esatto, loro hanno una mancanza, magari, che ne so, possono essere anche delle persone, però dall'altra parte troviamo una struttura in cui c'è si vede insomma lo straniero come la vacca da mungere. È quello che voglio dire, che dietro a questa adozione, da quello che mi risulta, hanno creato tutto un giro che è diventato un giro commerciale, perché la gente, hanno fatto un sistema che uno per andare a adottare un bambino deve starsene lì anche un mese, prendere alloggi in affitto, consulenze, guide, cioè c'è tutta una cosa molto macchinosa che alla fin fine, essendo questa una cosa che potrebbe essere anche svolta nel giro di breve tempo, però è stata creata tutta una macchina burocratica per fregare soldi a questa gente, e questo è diventato un giro di commercio, per cui proibire la pratica di spedire i propri figli, ovvero i figli della Russia, spedirli all'estero, andrebbe a tagliare le gambe a tutta questa massa di speculatori qua che sul giro delle adozioni purtroppo ci mangia. Sì, esatto, esatto. L'idea russa qual era, la di Putin, non è un'idea di questo stesso negativo, perché vuole tagliare praticamente le gambe a tutta quella che è questa mafia dietro. Tuttavia, che cosa si rischia? Si rischia che, essendo un divieto di tipo legislativo, in realtà la rafforzi, perché magari questa mafia trova, ricordiamo che le maglie della legge sono sempre larghe, prende i soldi per trovare la scorciatoia, perché ricordiamo che questa storia si è trasformata in una specie di mercato, per cui abbiamo gli acquirenti. Ma ci sono addirittura siti internet che fanno da tramite, cioè proprio cose commerciali, ma si vedono alla luce del sole, si è creato dietro tutta una nuvola disastrosa che pochi ci mangiano, cioè pochi nel senso eufemistico. Sì, esatto. Per cui io sono indignato che si riesca a fare della speculazione commerciale anche sul fatto di questi bambini qua, che purtroppo, non avendo una madre e un papà, vengono mandati all'estero, e tante volte con tanta leggerezza. Vediamo, sì, i casi in America. Sì, sì, infatti, poi consideriamo anche che l'America è uno stato anche strano, perché parliamoci chiaro che in America, cioè, le armi circolano in maniera normale. Un paese che addirittura sono riusciti a condannare all'ergastolo dei minorenni. Sì, ma a parte quello, stiamo parlando insomma di un paese in cui tu puoi trovare facilmente la famiglia che ha l'arma in casa, quindi se la famiglia di fatto è disturbata. Detto fra di noi, l'America è un po', cioè, non è che io sono contro l'America, però l'America è un po' l'esempio di paese in cui le famiglie sono molto disturbate, cioè ce n'è tante di famiglie disturbate in America. Sì, sì, infatti, perché ricordiamo che l'America è anche la terra dei depressi, poi un depresso con l'arma diventa pericoloso. Ma dal tuo punto di vista,
te che accorgimenti legislativi andresti a proporre? Ecco, io andrei a proporre, ad esempio, io andrei a proporre innanzitutto una decisione, nel senso per quanto riguarda la lezione, che non deve più spettare ai direttori d'orfanotrofio, ma a una commissione della provincia locale con dei membri dell'amministrazione estratti a sorte, fra gli assistenti sociali da un'altra parte del paese. Questi membri dell'amministrazione non dovrebbero essere noti né alla famiglia che richiede l'adozione né agli altri. È un po' come si fa con l'antimafia. Esatto. Perché comunque ricordiamo che queste persone potrebbero subire in ogni caso minacce sia dalla mafia che delle vendite di questi bambini, sia da insomma da altri membri della burocrazia che si vedrebbero privati del loro potere. Invece bisogna dargli a delle persone la possibilità insomma di valutare anche molto bene e essere al di fuori di questo ciclo. E quindi se è possibile diciamo anche incontrare le famiglie, fare interrogatori e via. Un'altra cosa che ti voglio chiedere, ma secondo te il fatto anche che la Russia è da una ventina d'anni che sta accusando un forte calo demografico anche per via della mancanza di nuovi nascituri, e noi sappiamo che negli ultimi 5 anni hanno anche incentivato, anche con misure economiche, aiuti alle famiglie, il fatto di poter procreare e dare anche un futuro al paese, diciamo c'è una forte spinta in questa direzione, ovvero più giovani, perché questi vengono a mancare. E poi dopo quelli che ci sono, che per così dire potrebbero andare a colmare questa mancanza di nuovi nascituri e vengono mandati, spediti all'estero così, non ti sembra un controsenso? Un paese che accusa la mancanza di Sì, giovani? ma il paese russo è di per sé stesso un paese schizofrenico. Per quale motivo? Perché da una parte viene accusa la mancanza di bambini, però dall'altra parte i propri li vende all'estero. Ma secondo me il fatto che li vende all'estero perché è un giro commerciale. E come anche il Sì, fatto. è giro commerciale, sì, però il giro commerciale da alla corruzione, diciamo, è dato dalla corruzione, dal fatto che prendono bassi salari, dal fatto che comunque le ritengono, cioè in Russia c'è il concetto estremizzato, c'è il concetto estremizzato di c'è il concetto estremizzato che dello straniero come peso, Ah, e quindi tipo la gallina dalle uova d'oro. sì, esatto, dello straniero come la gallina dalle uova d'oro. E quindi noi vogliamo, e quindi dico la cosa, qual è il problema, qual è? E la soluzione? La soluzione sarebbe innanzitutto tentare insomma di cambiare la cultura innanzitutto del paese, però è una questione lenta. Nel breve periodo conviene sempre affidarsi a meccanismi di controllo che permette con questa commissione di generare, diciamo, anche di far paura a tutti quelli che sono, tutte le persone che ne approfittano. Oltretutto, io la cosa che proporrei, che spesso non viene fatta, qual è? Proporrei diciamo, proporrei un una sgravi fiscali alle famiglie alle famiglie russe che adottano i bambini. Sgravi fiscali e sostegni molto molto forti, cosa che adesso di fatto non c'è, perché ricordiamo che sì, lo Stato gli paga il mutuo, però non esiste un assegno familiare, non esiste una situazione che dà una certa, diciamo, una certa stabilità, uno Stato sociale che dia una certa stabilità alle persone. Una Russia, secondo me, che applica uno Stato, riuscisse a applicare uno Stato sociale di tipo inglese, riceverebbe, diciamo, trarrebbe benefici da un aumento della natalità molto più che esponenziale. Questa è la mia opinione. Ecco, È il vero? tempo adesso a disposizione per la trasmissione sta per finire. Io voglio ricordare a tutti i nostri cortesi e gentili radioascoltatori che prima di tutto se avete adottato un bambino russo avete fatto una cosa bellissima, e per secondo chi volesse adottare un bambino russo io consiglio prima di tutto di farlo in piena coscienza, non farlo come disperati. Sappiate anche che dietro a questo giro di adozione
c'è dentro un sistema che è un sistema prettamente commerciale. Questa qui è come il sistema, che ne so, dei visti d'ingresso per la Federazione Russa. Non lo toglieranno mai i visti d'ingresso perché c'è troppa gente che ci guadagna. Per cui fatelo in maniera coscienziosa, ma non andate ad alimentare un giro di mafia, perché se non ne siete più convinti, non è questo, non fa bene né al bambino né a voi stessi e né E tantomeno a... oltretutto bisogna anche